nessuno della prestazione. Che sono sparsi, fatica a salvare qualcuno. Io penso che non si salvi nessuno. Scusa, il mister mica dice salvo la prestazione Immanini, salvo la prestazione Ondefan. Si sbaglia, si perde tutti quanti insieme, se no qua si diventa matti. Si perde tutti quanti insieme, si vince tutti Quello che quanti stavo insieme. Basta, stop. Quello che abbiamo sempre detto. C'è nervosismo perché molto probabilmente volevamo portare a casa dei risultati, no, dei risultati perché in precedenza non li abbiamo portati e oggi ovviamente speravamo di vincere. Non è andata così. Abbiamo cercato di trovare una supremazia. Poi se la prestazione, come dice il mister, non è stata sufficientemente positiva, ne traiamo le conclusioni. Abbiamo perso tutti quanti. Non è un problema di prestazione singola. Ok? Una cosa che ha detto il mister, ma non ce l'ho con te. No, ma lo Mi so bene. dispiace che l'abbia pensato. No, però No, non ha detto non è esattamente questo il punto, nel senso ha che detto che insieme, l'insieme, probabilmente si cioè, aspettava una prestazione di gruppo che non dove è avete sbagliato? Cominciamo così, secondo voi, da squadra, cos'è che non ha funzionato? La testa, il fisico, dov'è che avete cominciato a fare i primi discorsi, se li avete fatti? Si parte dal presupposto che secondo me, parlo io, poi magari Se no, Daniele. magari se rivolgono le domande precise a qualcuno dei due, io preferirei. Cioè, che Daniele Allora, d'Andrea. come reputi la tua prestazione? Insufficiente come quella dei miei compagni. Quando si Benissimo. Come perde. mai, secondo te? Che giustificazione dai alla tua prestazione? Ma non è che devo dare giustificazioni. A parte che giustificazioni non ce ne sono. No, ma non è C'è che le squadre ti semplicemente. rivolgono Sì, ma c'è semplicemente da. come, eh? La No, gente se ma. lo chiederà. Ma anche noi ci chiediamo come mai e cerchiamo di volta a volta di risolvere i problemi che vengono fuori dalle partite. E una cosa che è sempre emersa da questa squadra quando ha dovuto fare la partita, magari ha delle caratteristiche che non sono proprio quelle di fare la partita. E in più trovavamo, cioè, una buonissima squadra davanti, quindi credo che questo sia un dato di fatto. Quindi che mi stai dicendo che contro le grandi squadre dove magari sai già che la partita la fanno loro, il Pisa dà il meglio. Credo che sia una Contro le squadre caratteristica di questa invece, squadra. quindi questo invece per lottare per la retrocessione, questa cosa qui potrebbe essere penalizzante. Non so, se magari avessimo trovato il gol, la cosa che secondo me sta pesando tantissimo sono le partite precedenti. Non ci aspettavamo di passare in vantaggio e quando siamo passati in vantaggio abbiamo sempre tenuto il risultato, quello eravamo bravi a fare. Le caratteristiche nostre sono sempre state quelle. Di certo non siamo così bravi a fare la partita, siamo più bravi quando magari la fanno gli altri. Una questione di caratteristiche. Senti, Elena, a livello fisico come state? Perché nel secondo tempo si è avuta l'impressione, probabilmente contro la Salernitana, che arrivava questa partita sulla linea di entusiasmo, su una condizione fisica molto importante, avete pagato un pochino. Io credo che ogni partita faccia storia a sé. Le partite di Vicenza e la partita in casa con Latina sembrava che questa squadra all'ottantesimo fosse bollita. Siamo andati a pareggiare a Verona nei minuti finali, quindi se la partita fosse durata ancora magari avremmo potuto portare anche la vittoria. E oggi magari il secondo tempo ci siamo un pochettino allungati dopo il gol per cercare di, ma sono cose che non devono succedere, ma capitano quando ci si vuole sbilanciare e si vuole creare qualcosina. Magari anche inconsciamente si prova ad andare in avanti, e non è la soluzione tecnica migliore, però è quello che magari in quel momento viene da fare. Però mancavano forse un pochino anche le idee in avanti, perché non è che si sia prodotto poi così tanto gioco per dire. Cioè, in alcune occasioni sembrava quasi che mancasse lucidità proprio in fase offensiva. La lucidità è la valutazione del momento e la bravura di un calciatore. I giocatori forti fanno le scelte giuste nel momento giusto, quindi sicuramente non è stata una bella prestazione.
il coefficiente della partita era difficile, perché loro venivano qui senza dover ottenere nessun risultato, quindi potevano anche permettersi di starseli bravi e buoni e ripartire, quindi la partita. Domanda per Andrea, ora comunque abbiamo la possibilità di rifarci subito, no? Contro il Perugia è un'altra partita difficile, però giocare subito potrebbe essere davvero qualcosa di positivo per una reazione subito immediata. Sì, la fortuna del calcio è sempre stata questa, non l'abbiamo detto, non è la prima volta che si dice, ma si dice sempre quando si perde una partita o c'è subito un'altra per rimediare. È ovvio che bisogna cambiare qualcosa, perché se si dice tanto per dirlo, come i modi di dire, non va bene. Cioè, bisogna crederci a questa cosa, che c'è subito una partita e bisogna essere tutti pronti per giocarcela, perché si va a Perugia, non è detto che Perugia è per forza di cose, dato che per adesso magari è una delle squadre più propositive, si deve per forza fare una partita di merda, una partita dove se ne usciamo con le ossa rotte. Si può fare una partita dove si può trovare quello che abbiamo perso oggi, e questo bisogna crederci però. Noi abbiamo sempre detto il fatto che voi con le squadre più forti perlomeno rendete meglio, almeno così appare, ma questa cosa che dici tu, gli altri dello spogliatoio come la stanno ricevendo? Io questa cosa qua delle squadre forti, noi abbiamo fatto 6 partite con le prime della classe, abbiamo fatto 5 punti. 6 partite di 5 punti è fare bene. Ma fammi capire. Gioco non siete mai stati messi sotto? Sì, ma ho capito, ma partiamo dal presupposto. Oggi abbiamo preso 0 punti con la Salernitana. Avete giocato? Ok, ma hai giocato 6 partite con 2 con la spalla, 2 con il Frosinone, 2 che non hai mai perso, però hai fatto 5 punti su 6 partite, cioè 18. Su 18 punti ne hai fatti 5. Qua non si sta parlando delle prime di classifica, qua si vince con tutti. Purtroppo oggi si fa fatica ed è un dato di fatto, perché tu per 90 minuti hai avuto il pallino del gioco, comunque c'avevi la sensazione, almeno io dal campo avevo la sensazione che c'era un po' di verve per tenere palla, per girare, per fare, però non abbiamo mai tirato in porta. È ovvio che poi devi rischiare qualcosina nel secondo tempo, loro vengono da un periodo totalmente diverso, affrontano la partita mentalmente e fisicamente in una maniera più spensierata, più anche fisicamente meno dispendiosa, perché è normale che noi facciamo meno fatica, perché le altre squadre, il Verona imposta, noi siamo là belli, ci copriamo e non fai fatica, fai poca fatica. Al novantesimo la paghi sta cosa. Chi deve per forza di cose fare un risultato, come è capitato a Verona, è capitato a noi oggi, con le dovute proporzioni. Non è una situazione dove mi piace stare, cioè da discutere in questo momento. Cioè, non si esce, non se ne esce, sei qua, sei dentro. Cioè, sei dentro, da dentro devi cercare di trovare quello che è lo spiraglio giusto per sicuramente il modo migliore è quello di fare una buona prestazione a Perugia, di dare una risposta subito di nervo e poi da rigiochi in casa di nuovo col Cesena. Fortuna ci sono queste partite. Cioè, si deve guardare il bicchiere mezzo pieno, sennò ci andiamo da qua veramente. Già uno è stanco perché ha dato il massimo, già c'erano 35 gradi e c'ho 36 anni. Cioè, ne esco pure da qua che non c'è un minimo di positività, allora vuol dire che bisogna essere positivi. Il collega di Salerno. Buonasera, Risusso, 2 considerazioni. Salernitana ha meritato la vittoria e poi ricordo che vi avevate un momento simile, anche se diametralmente opposto per la cronologia del tempo. Si è presentato in sala stampa a Gubbio in occasione del passaggio della Coppa Italia. Quanto hai trovato diversa quella Salernitana e anche quella della gara d'andata rispetto a questa? Ma era una Salernitana che giocava completamente diversa, c'era Donnarumma, Coda che giocavano vicini. Adesso vedo una Salernitana comunque sicuramente una squadra da battere, perché obiettivamente 45 punti sta lì, le altre non è che stanno facendo chissà quale campionato stratosferico, ci può stare, si è tirata fuori alla grande con il lavoro,
ha cambiato quello che doveva cambiare, adesso è difficile batterla, perché comunque la quadratura dietro e l'impostazione che ha dato il nuovo allenatore, secondo me ha trovato gli uomini giusti al posto giusto. Poi non ho avuto il supporto delle immagini. Poi adesso però che tu mi dici che la Salernitana abbia meritato oggi... Non è veramente che avevo fatto la domanda. Ah, ok, no, perché mi sembrava... Ah, non mi sembrava... Ma no. Era una domanda. C'è una partita... Secondo la mia opinione, secondo me sì, ha strameritato, però rischio di essere di campanile. Però no, io ti faccio un'analisi, è ovvio che dal punto di vista, io parlo da dentro il campo, non mi è sembrato che la Salernitana abbia preso tre traverse, quattro... Ha meritato sicuramente perché ha vinto, e quello senza ombra di dubbio nessuno glielo può togliere, perché è venuta qua, non ha rischiato nulla, ha fatto la sua partita, però se oggi finiva 0-0 non è che abbia meritato così nettamente di vincere, devo essere sincero, perché la predominanza secondo me territoriale è stata nostra. Poi che la Salernitana abbia avuto due, tre occasioni magari in più, sicuramente noi ne abbiamo fatto zero oggi. Cioè, in confronto a quello che abbiamo fatto noi, il primo tiro in porta. Okay. Però infatti, la mia domanda non era quella. Essere, non avendo avuto il supporto delle immagini, l'occasione, cioè l'occasione del gol che ha deciso il match, che cosa è successo? Coda ha fatto sponda su Rosina? C'è stata una distanza? No, di sicuro in un gol ci sono tanti errori. Questo è sempre, lo dicono sempre tutti gli allenatori, quando si subisce un gol l'errore parte da... dal difensore, dall'attaccante che non è andato a pressare. Quindi partiamo che nessuno vuole dare le colpe a nessuno, tutti ci prendiamo le colpe, anzi noi, però è ovvio che se un portiere esce non esce, mia non mia, il terzino che non so se eri tu, fa crossare sta palombella, cioè ognuno poi magari potevo mettergli una pezza, è normale che a quel punto ci prendiamo le colpe tutti. Invece sei stato tu su Joao Silva in sua partita, giusto, a recuperare? Proprio lì, San Giulio. Va bene così? Un'altra cosa, senti, io ritorno indietro a cosa diceva il collega, tu parlasti a Gubbio, Daniele parla a Brescia, era agosto, nel mezzo sono successe 30 partite e tutto quello si sa, fuori e dentro il campo. Se io dico che un po' di stanchezza c'è, perché a volte riguardo l'aspetto sono stanco io, figuratevi voi, se cioè sbagliato può essere una chiave di lettura di questo momento, mi puoi ricordare anche tu Daniele magari. No, ma io noi non ci possiamo permettere di essere stanchi, perché se ci permettiamo veramente non se ne esce, quindi non ci possiamo permettere di essere stanchi. Però non mi permette, ma inconsciamente. No, ma questo è un pensiero conscio, molto conscio, non ci possiamo permettere di essere stanchi. No, non è stata un'annata come, siamo nel tema, come la Salernitana che ha avuto la tranquillità di partire, di preparare, non so adesso, di preparare, di fare, di dire, noi abbiamo ovviamente, di spendere energie è stato diverso per tanti motivi. Però senza dubbio nascondersi dietro quest'alibi è da uomini di poco valore, fino a questo momento sinceramente ci siamo presi tante di quelle responsabilità, tante di quelle cose. Ora sentirmi dire siamo stanchi perché no, ma anche se lo siamo non lo diciamo, ok? Anche se lo siamo non lo diciamo, perché non è giusto nei confronti della gente che viene allo stadio, nei confronti della gente che legge i giornali, non è giusto, noi siamo qua, lotteremo, fino a quando, noi, io una cosa ho detto, fino a quando ci sarò io, ci sarà, il Pisa avrà la sua dignità, poi verranno altri giocatori, altre storie, altre cose, fino a quando ci saremo noi qua, c'è il mister, il Pisa avrà la sua dignità, nel lottare, siamo stati la miglior difesa, non so se adesso siamo ancora la miglior difesa, abbiamo dei valori, abbiamo qualcosa dentro, abbiamo vinto un campionato l'anno scorso e tutti dicevano che non si poteva vincere, veniamo da quello noi, spesse volte ce lo dimentichiamo, invece noi abbiamo qualcosa da dimostrare ancora, purtroppo le forze, gli infortuni, tante robe, tante, veramente tante, però non ci possiamo permettere di essere, di dire siamo stanchi, perché non va bene. Grazie. Va bene così, grazie. Ciao.